Ben ritrovati ancora in diretta sui mercati a un quarto d'ora dall'avvio di seduta in Europa, una seduta iniziata all'insegna dei rialzi. Ma ora spostiamo lo sguardo sulle criptovalute, infatti attenzione, sotto i riflettori ancora il Bitcoin. E proprio per parlare di questo do subito il benvenuto al professore Ferdinando Ametrano, professore di Bitcoin e tecnologia blockchain all'Università Milano Bicocca e amministratore delegato di CECSIG, società di custodia Bitcoin per investitori istituzionali e persone ad alta patrimonializzazione. Ben ritrovato, professore. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Dunque, il Bitcoin continua a reagire prontamente ai tweet di Elon Musk, nel bene e nel male. Questa volta nel bene, perché di fatto ha accelerato al rialzo, ha superato nuovamente quota $40,000 dopo una giravolta, l'ennesima di Elon Musk, sulla possibilità di accettare da parte di Tesla i pagamenti in Bitcoin, se di fatto si raggiungerà il Bitcoin green. Prima di arrivare a questo punto sulla fattibilità concreta, dunque, di un Bitcoin sostenibile a livello ambientale, le chiedo quanto va a minare questa volatilità successiva, che sembra veramente immediata dopo i tweet, quanto va a minare la credibilità del Bitcoin? Ma chiunque sta sui mercati finanziari sa bene che i rendimenti sono la remunerazione dei rischi, e allora è evidente che un Bitcoin che ha avuto rendimenti straordinari in questi anni non può che avere dei rischi proporzionatamente alti. Voglio dire, la volatilità è un fattore fisiologico. Quando domanda e offerta si incontrano sul mercato per mettere a fuoco il fair value, il valore corretto di un bene, se questo bene è un bene controverso come l'equivalente digitale dell'oro, è evidente che questo processo di messa a fuoco sia controverso, cioè volatile. Che poi purtroppo in questa volatilità abbia un ruolo anche i tweet, abbia un ruolo anche i tweet di Elon, forse appunto di un'immaturità di questo mercato ancora. Ecco, e a proposito del tweet di Elon Musk, è possibile, è realizzabile un Bitcoin green, come suggerito appunto dal numero uno di Tesla? Si parla di un 50% di utilizzo almeno di energie rinnovabili appunto da parte dei miners. Secondo lei la scarsa sostenibilità ambientale, dunque, della cosiddetta regina delle criptovalute è un problema risolvibile? È possibile, ma non per gli auspici volontaristici e generosi di Elon Musk o di chiunque altro. Bitcoin è un fenomeno razionale portato avanti da agenti economici razionali che mirano a massimizzare i profitti. Siccome l'energia green, l'energia rinnovabile, l'energia sostenibile è di fatto in gran parte del nostro pianeta e in misura sempre crescente l'energia più economica, ricordiamoci che dove ci sono i grandi bacini idroelettrici o le grandi solar farm ci sono momenti in cui l'energia ha un costo negativo, cioè si viene pagati per consumare l'energia in eccesso che non si può stoccare, chiaramente i minatori già geolocalizzano lì il gran parte delle loro attività di cosiddetto mining. Questo capiterà sempre di più. Quello che noi dobbiamo comprendere è che non bisogna consumare di meno, ma bisogna consumare energie rinnovabili, energie che non inquinano, cioè bisogna inquinare di meno. Questa peraltro non è una sfida solo per Bitcoin, è una sfida per tutta l'umanità. Quando noi tutti insieme ci muoveremo sempre di più su energie rinnovabili, anche il Bitcoin diventerà naturalmente green. E a sostenere la corsa al rialzo del Bitcoin, verosimilmente anche l'endorsement da parte del miliardario Tudor Jones, che intende investire in Bitcoin fino al 5% del suo portafoglio. Le faccio sentire un passaggio e poi lo commentiamo insieme. Like Bitcoin is a portfolio diversifier. Everyone knows. Mi piace pensare al Bitcoin come diversificatore di portafoglio. Tutti mi chiedono cosa dovrei fare con i miei Bitcoin. L'unica cosa che so per certo è che voglio il 5% del mio portafoglio in oro, il 5% in Bitcoin, 5% in contanti, 5% in materie prime. A questo punto non so cosa voglio fare con l'altro 80% finché non vedo cosa farà la Fed. Ho una posizione difensiva per me e per la mia famiglia. Per me è solo un modo di guardare fondamentalmente a come proteggere la mia ricchezza. Nel tempo, il Bitcoin è un grande diversificatore. Di nuovo, guardo al Bitcoin come una storia di ricchezza. Guardo alle criptovalute come una storia di ricchezza. Altri sosterranno che questo è un ecosistema diverso, è di natura transazionale. E dunque Bitcoin come diversificatore all'interno dei portafogli. Condivide, professore, questa lettura?
Ma al 100% sono un altro, perché vado ripetendo quegli stessi concetti almeno dal 2014. Voglio dire, il punto di ragionevolezza dei mercati è che prima ancora di prendere posizione contro o a favore di qualcosa su basi ideologiche, ne sanno valutare il rapporto rischio-rendimento e soprattutto quella caratteristica che è la mancanza di correlazione tra Bitcoin e gli altri asset di investimento. Bitcoin non si muove come l'azionario, non si muove come l'obbligazionario, non si muove come l'oro, sebbene magari in certi periodi si muova come qualcuno di questi, ma appunto non è una costante, è una cosa estremamente variabile e quindi diversifica. Mi sembra che l'indicazione di Tudor Jones sia semplice buon senso. E peraltro un buon senso che diventa sempre più evidente a tutti, nonostante certe posizioni di retroguardia. Ecco, nel frattempo è arrivata la netta chiusura da parte del presidente della Consob, Paolo Savona. Di fatto ha paragonato la speculazione sul Bitcoin a quella sui mutui subprime del 2008. Condivide questa posizione? No, non la condivido, perché evidentemente l'economia dei mutui subprime era un'economia regolata, vigilata dal regolatore, che ha delle colpe molto chiare nel non aver svolto il suo ruolo in maniera efficace. Mentre invece il movimento Bitcoin è un movimento tecnologico che è cresciuto con un'idea: sperimentare se è possibile creare la scarsità in ambito digitale, cioè un bene digitale trasferibile ma non duplicabile, spendibile una volta a vantaggio di Tizio, ma non una seconda volta a vantaggio di Caio, cioè l'equivalente digitale dell'oro. Questo è un esperimento che può non piacere, ma è culturalmente, tecnologicamente fondato. Peraltro il mercato non mi sembra infatti che abbia dato grande peso alle dichiarazioni di Savona, che peraltro, quando parla della funzione redistributrice della ricchezza propria della democrazia, insomma, mi sembra che tradisca un intento molto politico, quando poi dice le implicazioni etiche delle innovazioni finanziarie sul funzionamento della democrazia. Mi sembra che insomma il suo mandato non sia né un mandato di tipo etico né un mandato di tipo politico-democratico. Invece trovo estremamente apprezzabile evidentemente la conclusione del suo discorso, quando auspica una capacità di comprendere e di educare su questi temi. Ecco, qui lo stesso afflato, tra virgolette, nobile di questo documento, che però mi lascia un po' perplesso sugli aspetti tecnici, invece lì mi ritrovo estremamente consono. È un problema di educazione, soprattutto delle nuove generazioni, che si troveranno davanti le sfide che il professor Savona teme, ma che mostra di avversare più che di voler comprendere. Ecco, e da Paolo Savona è arrivata anche una proposta per tutelare i risparmi degli italiani dalle criptovalute. Sentiamo quale. È necessario l'attivazione in Italia di strutture di consultazione formale tra organi di governo e autorità indipendenti che imprimano un indirizzo unitario alle scelte in materia, anche in vista della posizione da assumere di fronte alle iniziative europee e internazionali in corso. La Banca d'Italia manterrebbe un ruolo centrale, giustificato dalla sua partecipazione all'eurosistema, intorno a cui ruota attualmente la finanza europea, ma verrebbe garantito uno stretto coordinamento tra le tre autorità di vigilanza indipendenti, Consob, IVASS e Confi, con la partecipazione del MEF. Infine, per concludere, professore, che ne pensa di questa proposta? Ma anche qui mi sembra un intervento più politico che tecnico, cioè l'Unione Europea, se c'è qualcosa su cui si è basato, è proprio un'unione monetaria e finanziaria, quindi nel senso della regolamentazione non possiamo che diventare sempre più europei, e non mi attarderei in battaglie di italianità. La Commissione Europea sta lavorando al MiCA, al regolamento per i mercati in crypto asset, quella è la strada maestra e quello è ciò a cui guardare. Io la ringrazio come sempre, professore, per essere stato con noi e per averci aiutato a leggere quello che succede nel mondo delle criptovalute. Grazie al professor Ferdinando Ametrano, professore dell'Università Milano Bicocca e amministratore delegato di Cexig. Alla prossima occasione, professore. La ringrazio, buongiorno.